La nuova tecnica sul finire degli anni 50 è quella di rompere con la pittura di gesto, rompere con quest'idea di una materia esistenziale. Grigiore è una giornata, è una giornata non bella. È una cosa proprio di vitale. Ci vedo proprio una roba molto assoluta. Pneumatici sulla neve? Il nostro autore è destinato a essere un artista modì, ma soprattutto un grande provocatore. Allora io faccio un quadro rosso, lo chiamo La rabbia, ed ecco che è arte. C'è una interiorità. Abbiamo voglia di andare al mare, queste onde. La sabbia, il mare. Mi sembrava un mare a primo impatto, con delle onde. Ma che mare, no. Però rilassante. Sì, è vero, rilassante. Con le sue performance, con i suoi atteggiamenti che diventano contenuto, cambierà tutti gli anni 60, se poi morto giovanissimo nel 63. Colore grattato. Ti piace? Non lo so. Senso? E che bello! È tipo una tenda rigirata, ecco. Questo non è un dipinto, è un oggetto di rottura completamente bianco. Direi incolore. Però monocromatico non fa impazzire. Senti, ma se fosse stato blu, un blu elettrico, cosa avresti pensato? Era la moda. It's just white. Fine. Hanno finito tutti i colori, c'è il bianco. Dai, dagli tre colpi. Faccio tutto orizzontale, perché? Cosa ha fatto? Una foto di un muro. Questo è il messaggio. Dare nell'opera uno spazio nuovo. È la nascita dell'acron, del colore senza colore. Il procedimento quindi non è più quello del pennello, è nuovo, dissacrante, quasi scultoreo. Ha una nuova dimensionalità. Mi voglia di toccarlo. Sono immersi. Questo è un classico esempio di tecnica grinzage in cui la tela. Ma è grinzoso! Sa un po' di intonaco. Io pensavo fosse sabbia. Gesso e pieghe. Ah, forse gesso. Hai ragione. Gesso, sì. Prendere una tela, immergerla nel caolino, tenderla e raggrinzarla intorno il telaio. Una tela che è stropicciata. Lenzuolo piegato, tenda. Chissà se usava poi tutte le lenzuola che trovava in casa o usava se andava a comprarle. In fondo ci troviamo davanti a una rappresentazione che è pura e che non vuole essere altro che un quadro a crom, che è una materia che è diventata oggetto e luogo puro mentale. Tick 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 tick.